Chiara, so che sono ben 7 anni che lavori in MCD, ma sono curiosa di scoprire come è nato tutto, dove è iniziato il tuo percorso. Sì, allora, è iniziato appunto nella distribuzione di specialità chimiche in IMCD nel 2013, quindi subito dopo la mia laurea in chimica e tecnologie farmaceutiche, CTF, all'Università degli Studi di Milano, dove ho sostenuto una tesi sperimentale sullo sviluppo formulativo di capsule a rilascio ritardato, realizzate mediante una tecnologia particolare che è l'injection molding. Dopodiché ho iniziato in IMCD come sales manager a seguire clienti del settore farmaceutico sia da un punto di vista tecnico che da un punto di vista commerciale. Questo significa che con il mio background ho avuto la possibilità di confrontarmi con le ricerche e sviluppo, di parlare con loro, di supportarle nella selezione di alcuni degli ingredienti, quindi sia eccipienti che principi attivi, più idonei alle loro formulazioni, che siano farmaceutiche o nutraceutiche o di medical device. Questo è stato diciamo l'inizio del mio percorso. Dopodiché ho iniziato a seguire alcuni dei nostri fornitori, quindi produttori di materie prime, per arrivare poi alla responsabilità del settore farmaceutico di IMCD Italia. Questo fino a fine dello scorso anno, mentre da gennaio ho intrapreso un nuovo ruolo internazionale come Marketing and Digital Transformation Director. E invece il tuo percorso di studi, quindi il tuo percorso di formazione, come ha influito sul tuo lavoro? Beh, allora diciamo che è stato sicuramente fondamentale in tutti gli step del mio percorso in IMCD, col fatto anche che IMCD ha dei laboratori di tecnologia farmaceutica, diciamo che non mi sono mai pienamente staccata da quello che è il mio background, e sicuramente questo mi ha accompagnato e mi accompagnerà per tutti gli step successivi. Ovviamente non da solo, c'è stata tanta flessibilità, tanta dinamicità, passione per quello che ho studiato e per quello che ho fatto e che sto continuando a fare, e anche tanta curiosità e tanta voglia costante di provare a mettermi in gioco. Diciamo che all'inizio sicuramente il passaggio da una formazione così fortemente tecnico-scientifica a un ambito più commerciale è stata una bella sfida, ma ad oggi posso dirti che è stata sicuramente una grandissima opportunità, perché mi ha consentito di ampliare il mio bagaglio di conoscenze e di comprendere il mercato farmaceutico non solo da un punto di vista interno di ricerca, sviluppo, formulativo, ma anche di capire un pochino di più tutte quelle che sono le altre dinamiche che ruotano attorno a un settore che poi è molto complesso. E quali sono, diciamo, se dovessi scegliere, gli aspetti più belli che hanno impattato più positivamente su di te? Allora, il fatto di lavorare in un'azienda come IMCD ha fatto sì che io potessi beneficiare sempre della grande diversità che un'azienda multinazionale offre. Quindi da un lato mi sono potuta confrontare con colleghi italiani operanti in settori diversi dal mio, quindi ad esempio l'alimentare, il personal care. Dall'altro soprattutto ho potuto confrontarmi con colleghi operanti nel mio stesso settore farmaceutico, ma provenienti da tutto il mondo, quindi di nazionalità e culture completamente diverse. E questo ha arricchito moltissimo il mio bagaglio di conoscenze e di esperienze. La seconda cosa, penso che il fatto di aver avuto sempre un dialogo molto aperto con il management sia stata un grande vantaggio. Quindi sia con i miei manager locali che con i miei manager globali c'è sempre stato un confronto molto aperto, e quindi ho potuto esplorare diverse opportunità di crescita, ho potuto formarmi ulteriormente e ho potuto anche intraprendere percorsi diversi, non da ultimo quello di Marketing and Digital Transformation Director. Chiara, immagino che per un'azienda come IMCD investire su una figura dedicata al Digital Transformation abbia un obiettivo ben chiaro e specifico? Sì, sicuramente. Il mercato è tutto in rapidissima evoluzione e l'industria farmaceutica stessa sta attraversando una trasformazione digitale davvero importante. Noi come player di questo settore, in qualità di distributori di specialità chimiche, abbiamo già intrapreso da diverso tempo il nostro percorso digitale. Stiamo continuando ovviamente a investire in questa direzione, e nello specifico all'interno del business group farmaceutico è stato deciso a livello globale di avere una figura a coordinamento della digital transformation. In questo ruolo quindi io ovviamente mi confronto ancora una volta con colleghi di tutte le nazionalità, con esperti di marketing, esperti di digital, ma soprattutto faccio frutto, e spero potrò fare frutto, del mio background e della mia esperienza sul mercato, quindi il fatto di aver lavorato a diretto contatto con clienti e fornitori, per creare delle soluzioni che rispondano a esigenze specifiche, a necessità concrete dei nostri clienti. Chiara, ma quali sono gli obiettivi che l'azienda vuole raggiungere attraverso questa strategia di digital transformation?
Sì, allora l'obiettivo principale della nostra digital transformation è quello di ovviamente ottimizzare innanzitutto l'utilizzo dei tool digitali integrati già a nostra disposizione, ma ancor più di sviluppare delle nuove soluzioni che siano valide anche in prospettiva futura e che siano da una parte a supporto dei nostri dipendenti, ma soprattutto utili per i nostri partner, sia i clienti che i nostri fornitori. Allora, qui il discorso è molto ampio, ma per farti un paio di esempi concreti si spazia da webinar online, dove invitiamo a un confronto aperto esperti dell'industria farmaceutica, dove presentiamo ad esempio insieme ai nostri fornitori gli ultimi studi clinici disponibili su alcuni principi attivi che si possono utilizzare in integratori alimentari, dove discutiamo anche nuove opportunità formulative, oppure dove parliamo di soluzioni più green e più sostenibili per la sintesi di principi attivi farmaceutici, per andare poi a fare delle campagne mirate, piuttosto che da ultimo lanciare delle piattaforme virtuali all'avanguardia dove vogliamo offrire un'esperienza unica e personalizzata ai nostri partner. Ti dico personalizzata perché sappiamo tutti qui che nella miriade di canali digitali poi quello che fa un po' la differenza è la customer experience, quindi l'intento nostro è quello di continuare a raccogliere dati, a raccogliere input, ad analizzarli per cercare di offrire una esperienza che sia sempre più unica e personalizzata e customizzata. Chiara, è tutto bellissimo, però come immaginerai è un momento in cui il rapporto tra tecnologia ed essere umano è molto discusso. Voi come azienda e tu personalmente come la vedi? Sì, allora ci tengo a dirlo, tutti questi tool digitali di cui abbiamo parlato non sostituiscono e penso non sostituiranno mai quelle che sono le relazioni interpersonali, né tantomeno quella che è la competenza, l'esperienza, la professionalità delle persone e dei team locali. Sono loro la forza motrice, il cuore di tutto quello che facciamo e continueranno ad esserlo. Però sicuramente i tool digitali danno un forte vantaggio competitivo e un altissimo valore aggiunto ai servizi offerti e quindi ci consentono di offrire delle esperienze customizzate e che sono in linea poi con quelle che sono le esigenze dei nostri clienti finali e anche i trend di mercato. Sì, quindi possiamo dire che l'obiettivo ultimo poi per noi è non fermarci mai, continuare a innovare, continuare a cercare di creare opportunità per figure altamente professionalizzate e offrire soluzioni customizzate che siano al passo coi tempi o meglio ancora un passo avanti, no? In questa trasformazione digitale che stiamo attraversando. Beh, Chiara, io ti ringrazio per aver condiviso tutto questo, mi sembra molto bello come la vostra azienda insomma stia investendo in tecnologia ma cercando di lasciare sempre al centro l'essere umano. Grazie a voi, è stato un piacere.